Sono cominciati oggi, dopo 23 anni di progetti e parole, i lavori di ammodernamento dell'autostrada del Sole tra Firenze e Bologna. Primo atto del megaprogetto, l'avvio della costruzione dei due cunicoli pilota della galleria di base, che consentiranno di conoscere il profilo geologico della zona e quindi quantificare i costi per la realizzazione dell'intera opera. I due tunnel, lunghi 8,5 km e larghi quasi 4 metri, sono stati affidati al raggruppamento italo-austriaco Todini S.P.A. il BAO, che si è aggiudicato la gara. Saranno circa 1000 le persone impiegate nella realizzazione di questa prima parte del progetto, mentre per la variante di valico vera e propria potranno essere occupati più di 5000 addetti ed altrettanti nell'indotto. Questo sarà un giorno da ricordare, ha detto il presidente della società Autostrada Elio Valori, presentando l'opera oggi a Roma. Buone notizie anche dal governo. Il ministro dei lavori pubblici Paolo Costa ha infatti assicurato che con la variante di valico si avvia un processo globale di ammodernamento della rete autostradale. Soddisfazione anche nelle parole dei presidenti delle due regioni direttamente interessate, la Toscana e l'Emilia-Romagna. Un sogno che comincia a realizzarsi, anche se oggi ho sentito cose molto importanti. Sono quelle che richiamo sia dal Presidente Valori che dal Ministro Costa e con la forza degli argomenti tecnici da misiti. E cioè che il lavoro che comincia non può che essere una prima tranche di una sistemazione più generale, di un ammodernamento più generale dell'attraversamento di valico e anche il riconoscimento del fatto che la pressione che Emilia Romagna e Toscana hanno esercitato perché l'opera si realizzasse non era una pressione nell'interesse stretto di queste due regioni, ma era un'iniziativa al servizio della realizzazione di un'opera il cui valore è nazionale ed internazionale. Sentire queste due cose mi ha fatto molto piacere.